Onda 90. L'andamento del giro appare fin troppo tranquillo. La tappa a cronometro di ieri è proprio stata una parentesi, una benvenuta e piacevole parentesi tra tanto grigiore di questo giro, se si esclude la prima tappa Milano-Torino. La grande battaglia tra gli assi stranieri e italiani sembra sfumata. Tutti pensavano che essi avessero definitivamente abbandonato la condotta di gara prudente e temporeggiatrice assunta alla partenza dalla città subalpina. In compenso ci godiamo lo stupendo panorama delle nostre città, delle nostre strade. La tappa odierna è caratterizzata da un tratto durissimo di 20 km attraverso il quale i corridori si riportano nuovamente in pianura. È il valico di San Bove a 1020 metri di altezza. È un percorso senza asfalto e un polverone dantesco. I corridori danno inizio a una serie di forature. Difficile tenerne il conto. Coppi buca ben 3 volte, tutti gli altri assi almeno 2 volte. I giornalisti non fanno in tempo ad annotare il nome di un corridore appiedato che subito altri 3 o 4 si intravedono come fantasmi agitare le ruote in alto nel polverone. Nessuno si salva, né gli illustrissimi né le schiappe. Ecco finalmente la vetta del valico del Monte Bovi. I corridori sperano che le loro difficoltà siano cessate. Lentamente i corridori transitano in vetta scaglionati. Il polverone continua anche nella discesa. Via Magni Bobè, segue Kübler e Koblet. Coppi è costretto all'inseguimento allo spasimo e riesce infine a ricucire i gruppetti. Quasi in prossimità di Roma escono dal pelotone prima Vittorio Rossello, raggiunto poi da Moresco e Menon, poi dal trio Maggini, Pasotti, Vitale. Sul vialone della passeggiata archeologica il Veneto Menon regola in volata Pasotti, Maggini, Moresco, Rossello e Vitali. Salimbeni è settimo che regola il gruppo a 2 primi e 25 secondi. In forte ritardo giunge la maglia rosa Scher, che da questa sera deve cedere a Bamstenbergen, il re dello sprint, che in questo giro sembra voler combattere ad armi pari con i grandi e conquistare una fama non solo fondata sui successi di gare in linea.